Allora, siamo Arcolano, Masseria dello Sbirro, Cristina Leardi, un evento stasera, la presentazione del vostro vino, il primo vino che producete. Sì, finalmente siamo arrivati a quello che era il nostro sogno di sempre. Strada facendo abbiamo cominciato a produrre il pomodoro del Chino e adesso finalmente siamo riusciti a fare un Lacrima Christi bianco e un Lacrima Christi rosso. Quindi potremmo dire il primo il miracolo di San Gennaro, dal pomodoro al vino. Sì, veramente il miracolo di San Gennaro. Non a caso poi abbiamo dedicato questo vino a San Gennaro. Infatti il rosso si chiama Divo Januario, mentre il bianco si chiama Eusebia, che è la nutrice di San Gennaro, si racconta che abbia raccolto il sangue di San Gennaro. Che progetto avete per il futuro? Quante bottiglie farete? Allora, le venderete? Insomma. Allora, quante bottiglie è una domanda da $1 milione? Lo scopriremo adesso che faremo la vendemmia. Sicuramente abbiamo in essere di introdurre anche altri due vini, un caprettone e un piedi rosso in purezza, e quindi affiancheremo anche la Lacrima Christi che già facciamo. Questa è un'operazione che avete iniziato e lanciato insieme con Francesco. Sì, Francesco Andoli di Anuaris. Abbiamo iniziato insieme questo progetto, infatti non a caso praticamente il vino poi abbiamo scelto questo nome per il vino. Questo è un bel messaggio perché poi si uniscono in una terra come la nostra dove fare sistema è difficile. A noi piace fare il sistema, tant'è vero che con Francesco abbiamo anche scelto non solo il nome, i nomi da dare ai vini, ma anche le etichette che abbiamo affidato ad Alfredo Truisi, che è un artista napoletano che ci ha donato praticamente alcune sue opere con cui noi abbiamo realizzato le etichette. Ci sono praticamente tre differenti etichette che girano sul rosso e tre differenti etichette che girano sul bianco. E adesso qui stasera abbiamo esposto i bozzetti di quelle che saranno le etichette dei prossimi video. Allora, complimenti, in bocca al lupo e speriamo poi di assaggiare altri vini, insomma, prodotti da voi. No, crepi il lupo e soprattutto speriamo di organizzare tante altre belle serate come questa dove siamo con amici e anche con tante persone che ci hanno fatto la sorpresa di venirci. Sicuramente, ora andiamo a vedere la cantina perché ancora non l'ho vista. Ah, bene, sicuramente, andiamo.